La conferma è stata data oggi a mezzogiorno. Silvio Berlusconi non verrà ad Arco all'Eremo e quindi la riabilitazione che dovrà sostenere dopo l'intervento chirurgico al cuore si svolgerà a San Raffaele di Milano. La notizia è stata data alla casa di cura Arcense dal dottor Stefano Moriggia, facente parte dell'equipe che ha operato il leader di Forza Italia, alla presenza dei dirigenti della clinica privata. Motivi di sicurezza e logistici hanno imposto la permanenza nella stessa clinica dove ha subito l'intervento al cuore. Allora, è ufficiale che l'onorevole Silvio Berlusconi rimarrà a Milano a fare la fisioterapia. È una scelta obbligata, ma comunque questo non toglie professionalità alla casa di cura Eremo. Beh, diciamo che la collaborazione con l'ospedale San Raffaele perdura da diversi anni con grande successo e con grande apprezzamento da parte dei pazienti e da parte di tutto lo staff medico, sia del San Raffaele che dell'Eremo. Per quanto riguarda l'illustre paziente, per motivi intuitivi, logistici, di privacy e di sicurezza, la situazione attuale si confà perfettamente alle sue esigenze, quindi viene mantenuta questo tipo di degenza per il proseguimento della convalescenza. Berlusconi non verrà ad Arco, ma comunque ha creato interesse sulla struttura dell'Eremo Arcense. Indubbiamente, per noi da un punto di vista strettamente sanitario non sarebbe stato un problema, perché sarebbe stato un paziente come tutti gli altri, sarebbe stato inserito nei nostri protocolli riabilitativi che ormai abbiamo collaudato a lungo e anche con numerosi pazienti che provenivano dal San Raffaele, dalla stessa struttura. E la convenzione con San Raffaele dura da qualche anno e vi ha qualificati molto, insomma. Quali sono i numeri? Ma noi abbiamo circa 130-140 pazienti l'anno provenienti dal San Raffaele. La collaborazione con loro è una collaborazione molto proficua, molto ricca, della quale si giovano appunto i pazienti da loro trasferiti, perché ci consente di avere una consulenza cardiochirurgica quindicinale. E ogni paziente che viene trasferito qui da noi riceve una consulenza cardiochirurgica, e quindi questa integrazione delle nostre competenze con le competenze loro di solito porta a risultati molto, molto favorevoli e apprezzati dai pazienti. Gli uffici preposti della provincia di Trento andranno a decidere tra poco della convenzione con la casa di cura Eremo per i pazienti trentini. Quando sarà fatta questa decisione? Quali saranno le aspettative della casa di cura? Ma le aspettative della casa di cura sono proprio quelle che lei adesso stava citando, cioè la possibilità di procedere finalmente all'ampliamento della struttura e a poter soddisfare esigenze che sono progressivamente crescenti, comprese queste dei trasferimenti da Milano e dal San Raffaele in particolare. Noi riceviamo in realtà pazienti un po' da tutto il nord Italia. La collaborazione che col San Raffaele è abbastanza particolare per questo aspetto che dicevamo prima, cioè della presenza qui da noi periodica dei cardiochirurghi del San Raffaele. Però è l'arrivo di pazienti da fuori provincia è abbastanza numeroso e collaudato. Per i pazienti trentini invece bisogna attendere la decisione della provincia. Per i pazienti trentini aspettiamo questa decisione, ovviamente lavoriamo molto con i pazienti che provengono dal Santa Chiara di Trento, la nostra speranza è di poterlo fare sempre di più. Brevemente, i lavori di ristrutturazione previsti cosa prevedono? Prevedono un ampliamento significativo sia in termini di spazi degenziali sia di accoglienza per situazioni particolari, come avrebbe potuto essere quella destinata al dottor Berlusconi.